Non cambiate canale, ci sono i bersaglieri, la fanfara dei bersaglieri. Siamo sempre al Festival Bar, però sono venuti con una persona. Io gli andrei a credere direttamente a lui, spiegazioni. Scusa, allora, fammi capire. A Sanremo, senti la piazza, noi siamo nel backstage, senti la piazza, ti acclama. Allora, tu a Sanremo ti sei presentato con una sedia. Sì, va bene. Questo giro sei arrivato qui al Festival Bar con i bersaglieri, l'anno prossimo che fai? Vieni con le frecce tricolore? No, è che sono un po' di patriottismo, ci vuole in questa Italia piena di cazzari. Ah, è per quello. Ma sarà. Comunque, tra poco lui si esibirà col bersaglieri, chissà, ma i bersaglieri. Ciao a tutti! Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana è un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gomone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Mona Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con emergenze di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Intercettato le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si scrive terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la viene segregata da 20 anni in cittadina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. La storia ci insegna. Ma che ci insegna? La storia ci insegna. Ma che ci insegna? La storia ci insegna. Ma che ci insegna? Ma che ci insegna? Sulle mani! Grazie! Ed era Simone Cristicchi! Come stai? Bravissimo, complimenti. Voce all'asta, eccola qua. Allora, io ho una curiosità. Vorrei chiederti una cortesia. La prima volta sul palco del Festival Bar c'è questa bellissima squadrone qui dietro. Vogliamo provare a fare una cosa? Dai. Mi fai togliere uno sfizio? Posso? Ci siete? Bersaglieri, ci siete? Ci siete? Ci seguite? Ci seguite? Con le mani, tutti. Ciao a tutti.
Cristicchi. Eli, però io non ce la faccio a girare. Loro sono abituati perché sono i bersaglieri, guarda come sfilano velocemente. Io però c'ho il fiatone. Giulio, te l'ho detto mille volte, vieni qua. Se non c'hai il fisico per fare si vede, certe cose, si non vede. Le fare. Guarda che la passerella è lunga, loro corrono, Lo so, presenti tu l'altro ospite. Va bene, va bene.